Allora, è verissimo, non si può fare il paragone col periodo fascista. Perché? Io vi leggo le leggi che sono state fatte ultimamente, no? Legge 127 del 2021. Allora, articolo 1. Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico. Cioè, praticamente, senza il tesserino non puoi andare a lavorare. Se, articolo 2. Certificazione, sempre il tesserino, negli uffici giudiziari. Questo sapete cosa vuol dire? Che se io penso che questo tesserino non è legale, è anticostituzionale, come dicono tanti, dov'è che lo vado a dibattere? In tribunale. Sono un avvocato, vengo pagato per questo, devo andare a fare causa per dimostrare che... E cosa mi dice? No, tu non ce l'hai? Il tesserino? No, e non puoi entrare, non puoi farmi causa, non puoi andare a dimostrare che io ho torto. Cioè, ci rendiamo. Io faccio anche un po' di lezione, no? Lo sapete. Su che cosa è basato la democrazia, un paese che si definisce democratico? Sulla divisione dei tre poteri: esecutivo, giudiziario, legislativo. Il giudiziario deve essere staccato dal legislativo e dall'esecutivo. Perché? Perché in caso questi qua vogliono imporre le loro volontà, deve essere capace di impedirglielo. Quindi deve essere autonomo. Invece questi cosa hanno fatto? No, se ti tesseri, se fai parte della combriccola, quindi di quello che diciamo noi, tu puoi andare a farci causa. Però in questo momento tu ne fai già parte, quindi a che serve? A niente. Qui, ecco, cioè hanno imprigionato il sistema giudiziario. Limitato. Hanno limitato il sistema giudiziario, quindi qualcuno potrebbe dire, vabbè, appunto siamo come durante quel periodo di 100 anni fa. No, facciamo ancora queste cose. Vabbè, sì, una piccola somiglianza, ma andiamo oltre. In ambito lavorativo privato, disposizione, vabbè, tutti soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa di formazione, anche in qualità di discenti o di volontari. Anche di volontario, cioè significa, che cosa significa di volontario? Che se tu non hai il tesserino non puoi andare ad aiutare le altre persone. Cosa c'è di scettico? Io ho il tampone, per esempio, sono sicuramente negativo. Tu che hai il tesserino soltanto, hai il 50% di essere positivo perché non so dove sei andato, con chi sei stato. Io ho il tampone per entrare ovunque. Sono sicuramente negativo, tu che non sappiamo dove sei stato, sei un possibile positivo. Puoi infettare le persone fragili, tu vai a fare volontariato e ti ritrovi praticamente a infettare tutte quelle persone fragili. A me non mi fanno entrare. Anche se ho il tampone negativo, quindi sicuramente sono negativo. È sanitaria la cosa, giusto? No, è ideologica, è ideologica. Oramai non ti è consentito fare neanche più il volontariato. Fare del bene non è ammissibile se non c'hai il tesserino, se non sei iscritto, se non accetti le condizioni di questo governo. Il volontariato, ci rendiamo conto? Non lo puoi più fare. Oh, io sto male. Aspetta, aspetta, ti aiuto io. Ce l'hai il tesserino? No! Ma tu vorresti toccare me? Tu essere inferiore, essere diverso, perché quello, sei un essere diverso oggi. Ma andiamo oltre. È applicato anche nella scuola, se lo sappiamo. Se non, se un prof, ma se non c'hai il tesserino non puoi insegnare, non puoi andare a dire le cose. E anche se le vai dicendo, poi anche se ti fai il tesserino e poi vai dicendo che è discriminatorio, la scuola ti sospende, tra l'altro. Dicono tutti come funzionava prima, perché non potevi andare a dire che il tesserino fascista era una forma discriminatoria che serviva per... No, te lo facevi, stavi zitto e tutto. E allora va bene, ma se osi dirlo, anche se c'è il tesserino, le scuole ti sospendono. No, per non parlare anche dei medici e tutto il resto, se vai a dire qualcosa contro,
queste cose ti sospendono. Noi abbiamo tanti esempi, magari farò un altro video per parlare proprio dei medici, perché è una cosa assurda che tanti medici che hanno seguito tutte le direttive vengono lodati, quelli che magari non le hanno seguite ma hanno salvato tante persone vengono indagate, vengono sospese dall'ordine, e quindi ci sono tutte queste aberrazioni, ci sono. Però qualcuno potrebbe dire, queste leggi sembrano quelle fasciste. E no, cari amici miei, perché oggi tutte queste persone che alla fine vengono bloccate, sapete cosa gli fanno? Le lasciano a casa senza stipendio a morire di fame. Tortura si chiama. Tu rimani a casa, tu e tutta la tua famiglia, finché non fate quello che dico io, finché non accettate. Poi dopodiché potete tornare al lavoro, vi ridiamo lo stipendio e potete continuare a mangiare. Cioè, ma ci rendiamo conto? Togliere il cibo! E poi va bene, ma la corte che cosa? Chi è che nomina le varie corti? La politica. La politica le nomina. E secondo voi andranno mai contro di loro? Potranno dire che lo stipendio, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Vado a dire che lo stipendio non è una cosa indispensabile, una sentenza, lo stipendio non è una cosa indispensabile per poter sopravvivere. Non va a incidere sulla qualità della vita. E no, perché io mangio aria. Scusate, l'ho detto in dialetto, no? Però penso che si sia capito. Queste sono le cose. Cioè, lasciare la gente, torturarla finché non accetta di fare come dice questo governo. E allora gli subito gli sciagalli. Esatto, è come nel periodo fascista. E no, caspita. Si vede che siete proprio degli ignoranti allora. Nel periodo fascista non funzionava così. E ve lo dico subito. Corriere della Sera. Magari lo metterò anche in sovraimpressione. Di venerdì 15 novembre 1938. Le leggi per la difesa della razza. Il manifesto. Cioè, questo è quello che succedeva sotto il periodo fascista. Andiamo a leggere l'articolo 19 e 20. I dipendenti degli enti indicati nell'articolo 12, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dopo 3 mesi, praticamente, dall'entrata in vigore di questo, venivano licenziati, sospesi dal lavoro, quindi non dovevano starsene alla casa. Cosa dice l'articolo 20 invece? I dipendenti statali in pianta stabile dispensati dal servizio a norma dell'articolo 19 sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termine di legge. Sapete cos'è il trattamento di quiescenza? Pensione e TFR. Praticamente il governo fascista diceva che una persona doveva essere licenziata perché ebrea, ma nel contempo diceva: non vi lascerò morire di fame. Ma ci rendiamo conto? Perché diceva: è disumano, non possiamo lasciare queste persone morire di fame, quindi vi do il TFR e la pensione per campare. I fascisti brutti e cattivi erano più umani di questo governo. Lo sapevate questo? No. Vi rendete conto? E voi deficienti facevate il paragone. Ma che paragone facevate? Questi erano 100 volte meglio dei nostri governanti. Gli davano la pensione, non li facevano morire, perché era disumano. Disumano. Ma l'articolo continua. I derogano le vigenti disposizioni a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prestabilito e concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno 10 anni di servizio. Negli altri casi concesso una indennità pari ai tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di stipendio percepiti. E poi l'articolo 21 parla che queste regole si applicano anche per il settore privato. Cioè, vi rendete conto? Pensione, TFR, indennità. Perché i fascisti brutti e cattivi. Qualcuno di voi poi dirà naturalmente, no? Sì, vabbè, ma loro, i fascisti, si sono macchiati di crimini contro l'umanità. Eh no, belli miei, ancora,
Questo è il 1938. 1938. Nel 1938 quello di cui parlate è il fascismo negli ultimi anni. Perché bisogna capire una cosa importante. Non si parte con i forni crematoi. Si parte con la discriminazione, con l'abbandono del lavoro, con gli ebrei che non possono entrare più nei negozi. Vi faccio vedere un'altra cosa. Questa è una piramide, la piramide dell'odio. È praticamente un documento che è una relazione fatta dal corpo della polizia dello Stato, non dal sottoscritto, sempre sopra pressione. Come inizia l'odio? Vedete, alla fine, sopra la punta c'è il genocidio. Perché è la fine? Quindi non dobbiamo pensare fascismo, genocidio subito. Il fascismo ha avuto le varie tappe. Non si è arrivati subito lì, ma è partito tutto dal piccolo. Ecco perché tanti fanno le similitudini e dice, ma io queste similitudini non mi piacciono perché i fascisti hanno fatto i forni crematoi. La punta della piramide, la piramide parte da qui. Le similitudini si iniziano a fare da qui, non da qui, al contrario. Non ci arrivate proprio, oppure perché non volete vederle queste similitudini. Cosa dice? All'inizio, atteggiamenti basati sul pregiudizio, stereotipi, storielle, disminuite, trovate capri espiatori, non vi ricorda niente? Quelli che la pensano diversamente dagli altri, complottisti, li sminuiamo, li etichettiamo, sorci, questo è... Trovare capri espiatori, se le cose stanno così, è per colpa dei sorci. Atteggiamenti basati sul pregiudizio. Cosa viene dopo? Comportamenti basati sul... Insultare, ridicolizzare, evitare, escludere socialmente. Escludere socialmente. Il grande... Ve lo faccio vedere, il grande Sileri, nostro ministro. Cosa da dire? Promessa, vi renderemo la vita difficile. Molto scientifica la cosa, vi renderemo la vita difficile. Per quale motivo? Ma non lo state facendo per il nostro bene, fammi capire. State facendo tutto questo perché volete tutelare la mia vita, giusto? E allora perché me la dovete rendere difficile? Perché mi dovete tormentare? Perché non venite a me la spiegate, facendomi capire se avete ragione, rispondendo alle mie domande e alle mie insicurezze? No, vi renderemo la vita difficile perché non abbiamo spiegazioni da darti, quindi l'unico modo è con la prevaricazione, la violenza, che vogliono far sentire, è molto scientifico. E escludere socialmente, infatti cosa stanno facendo? Stanno escludendo socialmente le persone dalla vita sociale di questo paese. E poi arriva il terzo stato, discriminazione, discriminazione sul lavoro, al primo posto. Tutti quelli senza il tesserino non possono accedere sul posto di lavoro. Discriminazione sul lavoro. Ma quando la polizia di Stato, guarda, ha fatto una cosa descrivendo esattamente quello che sta facendo lo Stato italiano. Ma come si vede? A dire, queste sono cose totalmente legali. Questa qui non serve a niente. Ma chissà chi l'avrà fatta, la polizia dello Stato. Quelli non capiscono una mazza, non capiscono proprio niente. Giusto? Perché se è falso quello che sto dicendo, significa che questi non capiscono una mazza. Quindi vediamo un pochettino. Discriminazione sul lavoro. Sull'alloggio, non puoi entrare in questo albergo. Nello studio, non c'è il tesserino, non entri nell'università. Molestie, atti ostili, basati sulla razza, pensiero, identità di genere, va bene. Poi, violenza, penultimo stadio, violenza. Minacce, aggressioni, incendi, profanazioni, atti vandalici, cosa c'è? Violenze, minacce, aggressioni. Quante piazze sono state fatte, le manifestazioni, è andata la polizia e ha caricato. Ma non perché erano violenti loro, perché non possono più manifestare, non si può. Quindi cosa fa lo Stato? Reprime, usando che cosa? La violenza. Quarto stadio. Cosa manca? Il genocidio e stiamo a posto. Anzi, vi faccio vedere una cosa. Questo è uno medico
che ha detto: io per i sorci userei i forni crematori. Ah, vedi, un medico, mica è stato radiato, mica è stato sospeso. No, perché ha fatto tutto quello che ha detto. Questa è starnazione, ma vabbè, non fa niente. I forni crematori, cosa vuoi che siano? Un medico che deve tutelare la salute, che va invece dicendo di uccidere le persone che non si adattano. Mica c'è bisogno di aprire un provvedimento disciplinare, ma che... Quello è una persona da rivalutare, da far vedere come simbolo di questa nuova era. Giusto, no? Invece un medico magari che si sforza di non far morire i suoi pazienti, non usando la vigile attesa, ma andando casa per casa, come ci sono stati tanti medici, li indagano perché... Ma come ti sei permesso di fare qualcosa? Ma io ho salvato delle vite. Ma che ce ne frega a noi? Tanto non hai obbedito e quindi devi essere sospeso e devi aprire un procedimento disciplinare. Sì, ma quello ha detto forni crematori. E che fa? Ma per chi? Ma per quelle persone diverse, quei sorci, come si chiamano? Ah sì, i sorci appunto. Mica sono delle persone, no? Mica sono delle persone.